Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale, eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare la canzone della sborra della Fuck Your Click. Innanzitutto, chi sono per chi non li conosce? È un collettivo romano emergente, anche se in realtà in piattaforme come SoundCloud sono piuttosto affermati, anche se attualmente non le usa praticamente più nessuno, i cui componenti in realtà li abbiamo già incrociati diverse volte nel canale, perché per esempio Catra è un membro della Fuck Your Click, Kimio pure l'abbiamo trovato in diverse reaction tema Fiamma Gang e in generale tutti loro li abbiamo incontrati in movimento di Zyrtec. Però come mi aveva fatto notare Disa, non avevo mai reactato a qualcosa di loro e mo so cazzi vostri. È uscito questo singolo venerdì e in realtà forse hanno iniziato anche a droppare con più frequenza, perché non molto tempo fa è anche uscita Rock in Roma. Io senza perdere troppo tempo andrei subito ad ascoltare la canzone in modo tale che anche chi non li conosce si fa un'idea un po' di cosa fanno questi ragazzi qua. Ma come sempre, prima di farlo vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale qualora non lo foste, mi raccomando. Attivate la campanellina per non perdervi ogni video che carico. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, le playlist, il gruppo Telegram. E cazzi e mazzi, direi che possiamo iniziare. Non metto il preservativo, faccio il salto della quaglia, prego Dio. Quel bambino è nato sano, non può essere mio. Però mio figlio nasca gay, così le donne non lo rovineranno. Ok. Ok. Devo andare a investire sugli stock. Questo NFT va hard, sentite libero di screenshotare. Questa vuole che la scopo, ma non ci ha capito un cazzo. Le donne le odio, ma mica così tanto. Non mi troveranno. Musicalmente è un po'. Devo andare a investire sugli stock. MVP, oh, c'è pure Catra, possibile? Non sborrare stringo i denti. Questa non è una balla, ma non appresso i documenti. Ho fatto il glow up. Ok, Kimio. A casa la faccio guardare mentre gioco ad Elder Ring. Ho fatto il glow up. Poco da fare, la canzone è una hit perché musicalmente secondo me è fatta molto molto bene, c'ha delle ottime linee melodiche, la produzione anche non è male, anzi mo vado a vedere anche chi l'ha prodotta, e secondo me è una hit perché ti rimane in testa, cioè la hit ti deve rimanere in testa, questa è impossibile che non ti rimanga in testa. Voglio vedere su Genius un po' le parti della canzone, chi ha fatto il ritornello, chi le strofe, mo capiamo un po'. La prima strofa è il pre-ritornello, la fa Pupis, dopodiché il ritornello è di Pupis e Disa insieme, c'è la seconda strofa di Disa, di nuovo un pre-ritornello con ritornello, e poi c'è la strofa di Catra Martinez e di Kim. Quindi si sono organizzati un po' in questa maniera. Chi è il mio preferito? Posso essere sincero, non lo saprei dire, perché secondo me tutti e quattro hanno fatto il loro, quindi non c'è qualcuno che secondo me ha spaccato più di un altro, sono stati tutti molto bravi. Non c'è scritta la produzione, per che cazzo di motivo? Vabbè, ok, non so chi l'ha prodotta, chiunque sia stato, bravo, bella per lui. E ora mi è venuto in mente un commento che ho letto su Facebook che parlava proprio di questa canzone, dove questo ragazzo diceva che loro musicalmente sono forti, perché questa canzone, ripeto, per me se la metti in classifica tipo Spotify Italia, cioè scorre benissimo, però insomma ha il testo che ha, perché appunto loro giocano molto su questa cosa del meme, dei tormentoni del mondo di internet, e metterli così un po' nella canzone, ci sono un sacco di reference da questo punto di vista, basta solo aprire il testo e leggerli tutte. Pensa se invece facessero canzoni con contenuti un po' più normali dove starebbero, e io effettivamente sono d'accordo, perché ripeto, questa canzone è fatta veramente bene. Però adesso mi collego a un'altra cosa, un mio pensiero personale di cui vi volevo parlare. A me la canzone è piaciuta, solo che io di mio, per un gusto appunto mio musicale, per quello che mi piace sentire, non sono un amante del meme rap, definiamolo così, cioè quel appunto tipo di rap dove tu mi metti il tormentone, mi metti il meme come il fatto del Sigma Mail e quant'altro. Di mio non è una cosa che amo sentire, motivo per il quale un po' tutti gli artisti che fanno questo genere di roba in Italia non riesco ad apprezzarli più di tanto. C'è anche da dire che Fuck Your Click, a mio avviso, in Italia forse, anzi senza forse, possano definirsi i migliori a farlo, perché effettivamente riescono a metterti questi tormentoni del mondo di internet che, per chi lo vive come me, che per esempio sono su Facebook, fanno molto ridere. Loro lo riescono a mettere nella canzone, riescono pure a farla suonare bene. Però effettivamente ragionavo anche, questo per ricollegarci ancora una volta al commento di Facebook, che se tu questa canzone la facessi sentire a uno che è inglese, che quindi magari non può capire nulla del testo, secondo me quella persona ti direbbe che è una hit assurda. Se magari a voi questa cosa vi piace un po' di più, vi piace farvi una risata mentre ascoltate la musica, secondo me, se non li conoscevate, li avete scoperti adesso, cioè ci entrerete in super fissa, perché in quello che fanno sono davvero bravi. Non mi resta che chiedervi, voi cosa ne pensate della canzone della sborra letteralmente, di tutta Fuck Your Click, anche del magari del discorso
percorso che ho fatto, cosa ne pensate, chi avete preferito tra loro quattro in questa canzone. Scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti, vi leggo tutti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Qui sotto in descrizione trovate il mio canale secondario di YouTube, l'account TikTok, il gruppo Telegram e anche le playlist, mi raccomando passate da tutti i link, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.